tutti, allora sono tornata con un nuovo video. Questo sarà un video un po' particolare, diciamo, un po' diverso dai video che fino ad ora vi ho portato. Questo perché avevo una voglia matta di registrare, però non sapevo che video portarvi, perché su Instagram vi ho chiesto se mi volevate fare delle domande alle quali, su qualsiasi argomento alle quali io avrei risposto, però purtroppo ho ricevuto pochi riscontri e quindi ho preferito optare per un altro video, appunto perché avevo voglia di registrare, avevo voglia di portarvi qualcosa. E quindi ho pensato e mi sono ricordata che non molto tempo fa, forse una settimana fa, non di più, mi è successa una cosa che mi ha un po' scossa, ma allo stesso tempo mi ha fatto anche molto riflettere su diversi aspetti, su diverse tematiche. E quindi ne volevo parlare oggi con voi perché secondo me è un argomento, una tematica abbastanza importante che noi tutti dovremmo un po' prendere a cuore, secondo me, e che a me proprio in prima persona mi sta molto a cuore. Dovete sapere che appunto una settimana fa sono andata a fare una camminata con mia sorella, perché comunque io già da un po' che non pratico più sport, e però per non stare completamente ferma, che non fa mai bene, che tu sia magra, che tu sia un po' robusta, eccetera, non fa mai bene, quindi mi sono iscritta in palestra, però appunto non avendo la possibilità di andarci in quei giorni, sono andata appunto a farmi una camminata, non una corsa, una camminata. Mi ero messa dei semplici leggings sportivi e una magliettina. Ero lungo la ciclabile che camminavo tranquillamente e una signora dietro a me, scusate, mi sono dimenticata di togliere il volume al telefono, scusatemi, e una signora dietro di me in maniera abbastanza, come dire, cioè convinta di non farsi sentire, ma io purtroppo l'ho sentita, ha commentato dicendo che stecco. Allora, partiamo dal presupposto che io so di essere una persona estremamente magra, è vero, chi mi conosce, chi mi ha vista dal vivo, chiunque, ok, lo sa, ma non perché io passo le mie giornate a digiuno, quindi non mangio o altre cose, io non soffro di nessun tipo di disturbo alimentare, questo deve essere chiaro. Semplicemente un po' per costituzione e un po' perché ho lo stomaco piccolo, sono così, ma non perché io non voglia mangiare. Quindi ci potrebbe anche stare il commento, ok? Però io so di essere magra, ok? La gente che mi conosce sa che sono magra. Che bisogno c'è che una persona estranea a me, estranea a quella che è la mia vita quotidiana, quindi non sa niente di me, non sa il perché io sono magra, non sa come mi vivo io questa situazione, non sa come ci sto io all'interno del mio corpo. Perché io potrei anche essere una persona che all'interno di questa situazione ci vive male, ok? Magari soffro per questa cosa perché non mi sento bella a essere così magra, ognuno ha le sue cose, quindi giudizi di persone estranee, ok, che non sanno niente di te, sono inutili e sono soprattutto stupidi, cioè di poco spessore. E la riflessione che voglio fare io è che noi tutti siamo sempre pronti a giudicare, quando passa qualcuno siamo sempre pronti a dire oh guarda quella, oh guarda quello com'è, guarda... È una cosa, cioè, che fa parte ormai di tutti noi, soprattutto al giorno d'oggi. Però è cioè, veramente sbagliatissimo, perché vi ribadisco, se io fossi stata una persona con dei reali problemi, dei reali disturbi alimentari, cioè un commento di quella persona, cioè, avrebbe cambiato tutto in me. Quindi, cioè, bisogna dosare, bisogna pesare le parole che si usano. E quindi io... Cioè, fondamentalmente, dopo un po', il suo commento non mi ha più fatto effetto, ok? L'ho completamente scartato, ma lì per lì, ragazzi, ci sono stata malissimo. Ci sono stata malissimo perché
adesso non vorrei entrare in cose troppo private che magari conoscerete con il tempo, però io stessa so di essere eccessivamente magra, ma e non sono, cioè non mi sento bella per questo. Quindi una persona che mette sempre i puntini sulle i, facendo questi commenti, cioè che si possono risparmiare, a me fa star male. Perché quante volte io mi sento dire, ma mangi, oddio, mamma, cioè come se, a me danno fastidio queste cose, ragazze, perché, cioè io mangio, cioè non so più come farlo capire alle persone. Cioè, so di essere magra, ce la sto mettendo tutta, ok? Ma non è una cosa che arriva così da un momento all'altro. Non è che io da un giorno all'altro metto su quei 10 kg che mi servono, quei 5 kg che mi servono. Non funziona così. Cioè, come per chi deve dimagrire, non riesce a dimagrire 5 kg in 2 giorni, io non riesco a ingrassare 5 kg in 2 giorni, anche perché non so quale passaggio sia più facile se ingrassare o dimagrire, però fidatevi che ingrassare per una persona che ha uno stomaco piccolo così non è facile, perché io mangio anche quando non ho fame, me lo impongo perché so che è giusto che io mangi, ma effettivamente non ho fame, quindi non è facile, non è vero, cioè non è per niente facile, fidatevi. Ma al di là di questo che, cioè, quella che è la mia esperienza, quella che è la mia situazione, i commenti che possono fare su di me le persone, in generale, ok? In qualsiasi modo voi siate, non è giusto che le persone giudichino, ma soprattutto persone al di fuori della vostra quotidianità. Cioè, un conto è se che stecco l'avesse detto mia madre, cioè io ci do un peso diverso perché è mia madre, ok? Ma una persona che non sa neanche come mi chiamo, ma come si permette? Come si permettono queste persone? Dico davvero. Quindi la riflessione che volevo fare oggi era proprio questa, ovvero, cioè, pensare prima di parlare, ma soprattutto prima di giudicare. E io stessa sto provando a farlo perché siamo un po' tutti, mi ci metto pure io in mezzo, cioè non, io non sono la Madonna che non fa mai errori, che non giudica mai, assolutamente no. Quindi mi ci metto anche io in mezzo e dopo ciò sto cercando anche io nel mio piccolo di non giudicare cose che sono magari al di fuori di quello che è il mio stereotipo di persona, ok? Però tutti siamo diversi, tutti abbiamo le nostre caratteristiche, tutti abbiamo i nostri problemi, che solo noi sappiamo che tipo di problemi sono, come risolverli, come li viviamo, solo noi sappiamo. Massimo lo possono sapere le persone strette, diciamo, che ci stanno intorno, le persone vicine, ma del resto, cioè, no. Quindi questa era la riflessione che volevo fare oggi, riflettere sui giudizi che facciamo, perché veramente potrebbero fare male a qualcuno. Io ci sono stata male, ve lo posso garantire. Poi dopo un po' mi è passata, però ci sono stata male lì, perché sì, perché fa male sentirsi dire certe cose, anche se possono sembrare banali e scontate. Nulla, questo è quanto. Scusate, sempre il mio telefono che continua a suonare. Io spero che, nonostante magari non abbia fatto chissà che video, spero che comunque questa mia riflessione sia servita a qualcosa o comunque vi abbia portato anche a pensare un pochettino di più. E quindi niente, se ve lo chiedete anche voi, sì, sono magra, ok, ma non perché ho delle problematiche strane o comunque non strane, però cioè gravi o difficili, assolutamente no. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito qua sotto trovate tutti i link ai social in cui potete trovarmi, mi raccomando, per favore, ve lo chiedo per favore, siate più attivi su Instagram perché vorrei fare qualcosa anche sapendo che piace a voi, in base a sondaggi che vi faccio, domande che vi faccio e quant'altro. Quindi mi raccomando. E niente, i social qua sotto, a posto, iscrivetevi, attivate anche la campanellina, so che alcune persone che mi seguono l'hanno fatto ed è una cosa molto intelligente, così appena esce un mio video vi arriverà la notifica.
Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.